se chi segue la serie TV HBO Game of Thrones Il Trono di Spade in italiano si è ormai abituato a veder morire anche i propri personaggi preferiti, è perché fin dalla prima stagione ha capito che nessuno, nella saga televisiva, era immune alla morte. Durante la prima stagione il protagonista quasi assoluto era stato lui, Ned Stark, capostipite della famiglia di Grande Inverno. Nell'ultima puntata Lord Eddard viene decapitato, lo shock di quella morte ha dato il via ad una serie di altri tragici eventi che si concluderanno solo l'anno prossimo. Con l'ultima stagione, Sean Bean e le sue previsioni su Game of Thrones l'attore che interpretava Lord Stark era Sean Bean, il quale di recente, in una intervista rilasciata a Masabl, ha detto di sentirsi soddisfatto di aver partecipato a Game of Thrones nonostante la prematura di partita del suo personaggio. Ha anche voluto sbilanciarsi rispetto al destino di quel che resta della famiglia Stark. Chi ha seguito le vicissitudini della serie sa che la maggior parte dei figli di Eddard è passata a miglior vita, così come sua moglie Catelyn. Restano soltanto Sansa, Arya, Brandon e Jon. Potrebbe essere uno di loro a sedere sul Trono di Spade? Anche se il candidato più probabile è Daenerys, in realtà sappiamo che nel mondo creato da Martin, video, tutto può succedere. E Bean ha fatto un nome che potrebbe stupire, ma che fa anche riflettere Arya. Arya siederà sul Trono di Spade? Sean Bean ricorda come la piccola Arya abbia dimostrato una vera stoffa da combattente. Dopo la morte di suo padre ha continuato ad addestrarsi per diventare un'abile assassina e poter così avere vendetta. Ha stilato una lista con i nomi dei suoi nemici, e uno alla volta ha cominciato ad eliminarli. L'elenco non è terminato, ma nell'ottava stagione di certo Arya depennerà qualche altro nome. E perché non potrebbe finire per trionfare su tutti? Il suo spirito di sopravvivenza le ha permesso di attraversare indenne vicende che hanno portato alla morte di personaggi più forti o saggi di lei. Una piccola anticipazione: la profezia di Sean Bean potrebbe essere confermata da un'indiscrezione che la stessa Maisie Williams, l'attrice che interpreta Arya Stark, si è fatta sfuggire a fine riprese. Lei è stata l'ultima ad aver girato delle scene dell'ottava stagione di Game of Thrones. Forse perché è proprio lei a sedere infine sull'ambitissimo Trono di Spade? Sean Bean si dice sicuro che sarà la piccola Stark colei che governerà sui sette regni. Il gioco dei troni è ancora aperto.